Grazie Presidente, io mi riconosco completamente nelle parole della collega correlatrice Finocchiaro. I relatori sono stati forse testardaggiamente gli unici a credere che si dovesse continuare comunque il loro lavoro, l'abbiamo fatto in commissione e l'abbiamo fatto nonostante tutto anche nelle fasi successive. In commissione è stata fatta una notevole modifica del testo di partenza. Qualcuno si è chiesto perché io abbia dato il mio contributo in commissione. È semplicissimo, non poteva essere fatto diversamente, perché a fronte della sostituzione di alcuni membri della commissione e cambiando quella che era la composizione della maggioranza, i numeri erano quelli e qualunque altra cosa poteva essere solo cambiata in assemblea, e qui siamo per proseguire per percorso di cambiamento. Però mi lasci dire, Presidente, che deve esserci, non dico uno spirito costituente, ma uno spirito di disponibilità da parte di tutti, soprattutto da parte del Governo, perché io sono stanco di lavorare, di tessere, come si suol dire, la tela di giorno, di trovarmi d'accordo con la correlatrice, con esponenti del Governo, con i tecnici, con l'80% delle forze politiche rispetto a una determinata modifica, e poi si arriva: no, il Governo non vuole. Eh no, non funziona così. C'è la proposta del Governo, va bene, una cosa legittima rispetto a un punto di partenza. Rispetto alle altre modifiche deve essere l'Assemblea a deciderle. Io credo che il Governo ben farebbe a rimettersi al parere dell'Assemblea e a quello dei relatori. E per questo io chiedo e credo che sia assolutamente una cosa utile fare questa gruppo, ad una condizione: primo, che i relatori abbiano i tempi, come già richiesto dalla Presidente Finocchiaro, per poter lavorare veramente, e secondo, che i tavoli che si andranno a fare siano dei tavoli veri. Cioè non si può dire conforme sì o no, le cose vanno spiegate. Perché se io posso accogliere l'architrave della elezione indiretta, che io ho detto non mi sono mai fasciato la testa, è un modo diverso di pensarla, io posso scegliere per uno o per l'altro, posso anche convincermi di una cosa o dell'altra, però se si discute di tutti gli altri particolari e qui dentro ci sono 161 persone che la pensano in maniera diversa, anche se sbagliano, questa è la democrazia. E non ci può dire un sì o un no che blocca completamente tutto. Quindi se vogliamo proseguire seriamente, facciamo questo punto. Io credo che in quell'occasione, senatore Zanda, ci potrà essere la disponibilità o meno rispetto a una serie numerose di emendamenti, e ciascuna forza politica si assumerà le sue responsabilità, ma a fronte di risposte del Governo che a questo punto non possono più non venire. Grazie. Grazie.